tuo atteggiamento nell'attesa, diciamo, dell'arrivo di Davide era... È stata una tragedia proprio, l'ansia proprio di dire... Di cosa? Adesso arriva lui, tocca, fa, disfa, devo dirgli questo, devo fare quell'altro, cosa che facciamo, come mangia, cosa... Così, mancata proprio l'aria. Sai cos'è bello che è emerso anche questa volta, anche adesso? Che ci sono dei momenti in cui esce la maschera, esce la donna forte, rigida, con i paletti. Quando poi ti riconosci, e ci vuole un secondo perché l'hai fatto anche adesso, in un istante esce la Martina che tu volevi far uscire. Perché esce quella tua fragilità, si ammorbidisce il tuo viso, i tuoi occhi brillano di più e cambi completamente tono di voce. E credo sia la stessa Martina della barca, credo che sia la stessa Martina ogni volta che hai avuto quelle consapevolezze. Quindi quella Martina c'è. Davide, quella Martina tu l'avevi vista? È una Martina dolcissima, fragile, che ha bisogno di sicurezza, che ha bisogno di un uomo vicino a lei, di un conforto in ogni momento della sua vita, ecco. E mi ci vedo, ecco, in questa figura, no? Nel senso... Però quando arriva il muro, diciamo che perdiamo magari tutti e due un po' la comunicazione, no? Perché col suo muro io ogni cosa che faccio le dà fastidio, anche solo se io appoggio il soprammobile sul tavolo. E detto una volta, tre volte, quattro volte, fino a che l'altra mattina a colazione abbiamo sbottato, perché sono, secondo me, motivi di non venirsi incontro, una coppia, ecco. Secondo me una coppia deve interagire molto e capire i vari lati oscuri, no, dell'altra persona. Però Davide, siamo caduti nella stessa cosa, perché quando ci siamo rivisti, che poi la mattina abbiamo sbottato, è perché tu per l'ennesima volta non hai ascoltato. E tant'è che a un certo punto io la sera, cosa ti ho detto, sembra che abbiamo vissuto due esperimenti completamente diversi, cioè io ero di qua, tu eri di là. State parlando di cosa? Della riunione? Dell'ultima, sì, esatto, dell'ultima mattinata, dove per l'ennesima volta Davide mi ha svegliata proprio a mille. Apro finestre, apro tutto, e io invece tutte le volte, Nata, tutte le sante volte gli ho detto non lo fare, perché poi io mi irrito e sono irritata per tre quarti della mattinata. Abbiamo poco tempo, ma svegliami con calma, io non ti dico non mi svegliare, ma svegliami con calma, no che apri tutto, salti da una parte all'altra della stanza, perché... Questa idea dell'ascolto, secondo me, è molto importante, vuol dire che tu vuoi essere ascoltata e ti fidi del fatto che lui ti possa ascoltare, questo è importante. Perché sì, sennò lui, tu so vivi in c'è una dimensione rigida, che è quella della distribuzione degli spazi e delle stanze a casa tua, no? Sembrava un ospite, non sembrava tuo marito. Esatto. Ecco, invece, quindi devi romperla questa cosa qua, da parte tua. Lei l'aveva detto. E tu devi essere invece più interattivo, non pensare solo ai tuoi cambiamenti, ma pensare più esplicitamente a lei. È un esperimento che sta cominciando, secondo me. Sì, è andato un po' a rallento. Cioè, così chiari, secondo me, voi non siete stati come oggi. Anche perché, se hai notato, quando tu sei fragile, mostri questa parte dolce di te, lui è concentrato su di te e le cose funzionano. Quando tu ti irrigidisci e metti in mostra la Rottermeier, lui perde il focus su di te, entra in loop e comincia a dirti a usare... Parla sono in questo modo. Sono ottimista, ci credo, no? Molto. Esatto. Sono ottimista, ci credo molto. E ovviamente ti irrita. Dall'altra parte, attenzione, quando tu sei focalizzato su di lei, non corri più come un treno, ti calmi, sei propositivo e ovviamente la rassicuri, che è quello che tu vuoi far uscire. Nel momento in cui tu fai così, hai una reazione da parte sua, cioè il muro. Cioè, se la prendete nel verso giusto, sono d'accordo con Mario, potrebbe essere veramente l'inizio di qualcosa, perché cominciate a capirvi molto bene, perché sapete che cosa fare, ma anche che cosa no, per voi stessi e per l'altro. Davide, cosa vuoi fare? Vuoi continuare con Martina?